Mortali hanno davanti ai loro occhi un uomo virtuoso che scappi o si nasconda, non potrà mai sfuggire ad un amore malato. È il 2017 e nella città di Atlanta, in Georgia, è ormai notte inoltrata. Una donna apre la porta alla sua disperata vicina di casa, la 28enne Sierra Harp. Oh mio Dio, ho bisogno di aiuto! Le gambe di Sierra sanguinavano copiosamente. Aveva circa una decina di ferite da taglio profonde. Cos'hai? Cos'hai? Che è successo? Tremando dalla paura, Sierra rivela la sua storia scioccante. Oh mio Dio, ma che ti è successo? Rahim! Rahim! Perché esiste una registrazione della lite nel telefono di Rahim. 911, qual è l'emergenza? Ho bisogno di un'ambulanza e della polizia, fate presto! Ma quello che la registrazione rivela è ancora più terrificante. Era come il peggior film dell'orrore mai visto, ma purtroppo era prima. Sierra, 24enne promoter di locali notturni, è pronta a conquistare il mondo. Da queste parti si dice che le ragazze come Sierra siano fatte apposta per quello stile di vita. Era proprio portata, vale a dire che le piaceva vivere in un mondo senza seguire le regole e voleva fare quello che voleva. E per di più, era bella. Ci vediamo stasera, vieni anche tu? Sì. Ehi, tesoro, prendine uno. Wow, che schianto. Quando il 24enne Rahim Grant entra nella sua vita, non se lo lascia scappare. Cavolo, bella! Vuoi raccogliere la lingua dal pavimento? Sennò cadi! Quando Sierra l'ha visto, ha detto all'amica che sarebbe diventato il padre dei suoi figli. L'astro nascente del rap Rahim è colpito dall'esperienza e dal carisma di Sierra. Così le offre un lavoro come promoter dei suoi concerti. Mio figlio Rahim era fantastico. Era un creatore di tendenze. Da tutti era considerato un bel ragazzo. Indossava scarpe e vestiti firmati, poi portava sempre i capelli con la riga in mezzo. Li portava legati in due lunghe trecce. Per la prima volta nella sua vita, Sierra si sente parte di qualcosa di grande. Abbagliata dal successo, diventa presto ossessionata da Rahim e dal suo mondo. Ma è un amore non corrisposto. I due sono diventati amici. Ecco cos'era, era solo un'amicizia. Lui la chiamava la mia amichetta. Non è mai stata la sua fidanzata, ma si atteggiava come se invece lo fosse. Mi accorgevo dal luccichio nei suoi occhi quando lo guardava che le piaceva tanto. Sierra voleva che Rahim le desse attenzioni. Voleva il suo stile di vita. E ha fatto qualsiasi cosa pur di tenere le ragazze lontane da lui. Spinta dalla determinazione, Sierra escogita un piano. Dopo solo 2 mesi dal loro primo incontro, i due ragazzi sono legati per tutta la vita. Che a Rahim piaccia o meno. Così lei gli ha corretto il drink. Gli ha versato nel bicchiere una droga che gli ha causato sonnolenza. Dopo Rahim non ricordava neanche di averlo fatto. Sierra, nel suo cervellino contorto, pensava che, visto che lui era perfetto come papà, allora doveva diventare sua moglie. Sierra dà alla luce una bambina e presenta la prova del DNA che indica che Rahim è il padre. Ciao, Rahim. Che c'è? Ho qualcosa per... Troppo con la fantasia. Te l'avevo detto. Ma anziché ricevere una proposta di matrimonio, Sierra si scontra con la cruda realtà. Si merita di meglio. Era davvero furioso, furioso con lei. Ma guardala, l'amerai. La bambina era nata unicamente per uno scopo. Quando lei ha visto che non aveva sortito l'effetto sperato, è diventata un danno collaterale. 3 settimane dopo il parto, Sierra decide di allontanarsi, abbandonando sua figlia. Tienitela, tanto io non volevo figli.
Non voleva prendersi cura della bambina. Era contenta di affidarla a Rahim, che era il padre. Rahim ha dovuto fare una scelta tra l'essere un buon padre o esserne uno da quattro soldi. Ha scelto la prima opzione. Ma Sierra ha ancora del potere nei confronti di Rahim. Lui vuole l'affidamento esclusivo della figlia. Sierra, però, deve dare il consenso ufficiale. Un padre celibe nello stato della Georgia non ha alcun diritto sui propri figli. Questo lo faceva impazzire. Sierra usava la bambina appena nata come una pedina. Rahim doveva essere molto attento con Sierra per non rischiare di farsi portare via la bambina. Quando Sierra perde il lavoro, Rahim crede che tenerla vicina sia una decisione saggia. Bene. Ci siamo. Era l'ultima valigia? Sierra non aveva un posto dove vivere. Sì. Rahim l'ha fatta traslocare a casa sua. Potrebbe essere un nuovo inizio. Non era previsto che lei rimanesse da lui a lungo o che avessero qualsiasi tipo di relazione. Ascoltami bene. L'unica ragione per cui sei qui è che hai perso il lavoro. Sierra ha altre idee in mente. Sono stato abbastanza chiaro? Non aveva alcuna intenzione di perdere Rahim. Per una persona così instabile come Sierra, non esisteva un soggiorno di breve durata. Il 29 dicembre del 2017, nella città di Atlanta, in Georgia, Rahim Grant si rilassa a casa in compagnia di un'amica. A casa di Rahim c'era la sua personal trainer, una donna. Ma la tua ex ragazza è pazza. Era una sua amica e anche molto bella. Volevano solo fumare un po' d'erba, con l'intenzione di rilassarsi sul divano, ed è quello che hanno fatto. Ciao, lei è Elise, la mia compagna di palestra. Non solo compagna. Ma abbassate la voce, perché devo dormire. Bene, vado via. Sarà meglio che vada. L'amica di Rahim se ne va. Ma Sierra non si tranquillizza. Si è infuriata e ha scatenato l'inferno. Ma che ti prende ora? Ti ho detto mille volte che sono stufa di vedere donne in questa casa. Ci siamo capiti? Sì, ma calmati, sta tranquilla. Poi la discussione si è accesa. Va tutto bene, senti, calmati. Stava succedendo davvero ed era una scena agghiacciante. Quando è scoppiata la lite, Rahim aveva del sangue sul viso. E noi lo sappiamo perché l'aveva registrato. Yo, yo, bene, vedete questo? Guardate qua e guardate là. Questo è quello che mi ha fatto Sierra Harp. Ha detto, lo vedete? Visto che mi ha fatto quella pazza, è stata Sierra Harp a farmi questo. Guardate qua. Lo vedete? È stata Sierra. Dici sul serio, Rahim? Sì. Dici sul serio? La sentite? Eh? Improvvisamente Sierra reagisce in modo inaspettatamente violento. È arrivata da dietro. Sì, sì. Ehi! Oh! E colpo di pistola. Mio Dio! Sierra spara a Rahim colpendolo alla spina dorsale. Rimane immobilizzato sul pavimento. Il telefono è finito a terra. E improvvisamente si vedeva Sierra in piedi su di lui che urlava con una pistola in mano. Quando si accorge che il telefono sta registrando, Sierra deve pensare subito a qualcosa. Va al diavolo! Quest'uomo mi ha picchiata per 4 anni! Mi ha mandata in ospedale! Ne approfitta per capovolgere la situazione, a scapito della vittima. Basta! Se mi uccidi andrai in prigione a vita! E per tutto il tempo Rahim urlava, ti prego, no! No! Non spararmi, andrai in prigione, non farlo. Fermati, ti prego! Pensavi di poterti allontanare da me? Da me! Per i successivi 13 minuti... Sierra continua a sparare, per 6 volte in totale. Tutta la scena viene ripresa dalla fotocamera. Cosa pensavi che sarebbe successo, Rahim? Ogni volta che gli sparava, gli rinfacciava qualcosa. Te l'avevo detto, non volevo ragazze! Pensavi di poterti allontanare da me! Da me! Era fuori di sé. No, no, ferma, ferma! Un'esecuzione in piena regola. Era il mio migliore amico, il miglior figlio, padre e fratello che si possa avere. Mi hanno sempre detto che poi passa, ma non passa mai, non quando si perde un figlio. La violenza non finisce con la morte di Rahim. Sierra ha bisogno di prove fisiche per sostenere l'autodifesa. Così si autoinfligge delle coltellate sulle gambe.
Quelle erano delle enormi ferite da taglio. Delle ferite profonde, di quelle che portano a morire dissanguati. All'inizio, la polizia crede al racconto di Sierra. Puoi spiegarci questo video? Ma il video rivela una falla fondamentale nella sua versione. Non so di cosa stiate parlando. Di questo video. Quello in cui uccidi un uomo disarmato. Il detective ha fatto partire il video per mostrarglielo. Dopo il primo sparo, risulta ormai evidente. Dove sono le tue ferite, Sierra? Nel video le gambe non avevano tagli. Sembra che si sia accoltellata solo dopo. Sierra ha guardato di nuovo il video per altri 5 secondi e poi si è girata guardando i detective, proprio così. Impietrita. Impietrita. Fissava i detective. Sierra è stata l'artefice della sua stessa fine, grazie al cielo. Nel 2019, Sierra Arp è ritenuta colpevole per 5 accuse di aggressione aggravata, possesso di arma da fuoco durante un crimine e omicidio volontario. È condannata a un totale di 125 anni di reclusione. Non credo di aver mai visto una persona prima d'ora a un processo così malvagia e manipolatrice come Sierra Arp. Sierra non poteva sopportare il pensiero di Rahim con un'altra donna. Se lei non poteva averlo, nessun'altra avrebbe potuto. Il suo obiettivo era vederlo morto, piuttosto, ed è così che è andata. Gli ha tolto la vita. Perché non era pazza, era proprio malvagia. In tutte le vicende di cui mi sono occupata, non ho mai visto un caso come questo. ...1980, nella comunità costiera di Carlsbad, nel sud della California. La 21enne Linda Ricchio si presenta davanti alla porta di casa del suo nuovo ragazzo, Ron Ruse. Linda Ricchio era una ragazza intelligente, vivace e davvero molto bella. Ciao! Che succede? Mi hanno buttata fuori di casa e non so dove andare. Dai, entra. Entrambi lavoravano in una concessionaria d'auto. Ron era un meccanico e lei lavorava alla reception. Si sono conosciuti e hanno cominciato a frequentarsi. Linda è andata a casa di Ron con tutti gli scatoloni in macchina. Non piangere. Ron era una persona molto ospitale e quindi non avrebbe esitato ad aiutarla. Senti, puoi stare qui finché non ti rimetti in sesto. Si frequentavano senza impegno e prima che lui se ne accorgesse è andata a vivere con lui. Mi hai salvato la vita. Ci sono altre valigie in macchina. Davvero? Non credo che la madre l'avesse buttata fuori di casa. Penso che sia stata una messa in scena per entrare nella vita di Ron. Linda lascia il lavoro per studiare e si adatta subito alla sua nuova convivenza con Ron. Anche Linda era iscritta all'Università Statale di San Diego e sognava di diventare una fotoreporter. Erano molto felici inizialmente, andavano d'accordo. Nonostante tutti i suoi impegni, Linda riesce sempre a trovare del tempo per Ron. Non sapevo che saremmo usciti. È una serata tra uomini. Vengo anch'io. Infatti, non lo perde quasi mai di vista. Linda era sempre presente nella vita di Ron. Lo seguiva dappertutto. Stasera no. Tu devi studiare e io non farò tardi. Hai intenzione di lasciarmi qui da sola? Che andasse in spiaggia a fare surf o al bar con i suoi amici. Ovunque Ron andasse, Linda lo seguiva. Linda, dai, non ricominciare.